perché se non si vince domani, sì, sì. Cosa dici? No, direi più è uno spareggio salvezza totale, bisogna essere all'altezza. Non abbiamo avuto tantissimo tempo per preparare, però secondo me, nonostante la sconfitta, la delusione della partita precedente, arriviamo mentalmente nel modo giusto. Io la vedo così e sono fiducioso. Mentalmente quindi la squadra in questi giorni ha risposto bene. Ma secondo te anche sollecitata dalla striata del presidente, dal fatto stesso che c'è stato questo confronto con gli ultras a fine partita, un po' tutta la situazione, sì, che si è creata, è possibile, dici? Può essere sicuramente, però insomma i ragazzi sono consapevoli, al di là poi dell'ambiente ne va proprio, è una questione d'orgoglio, no, personale, che ormai siamo, non c'è margine di errore, quindi tutti sono ultra responsabilizzati per provare a raddrizzare la situazione o continuare a avere speranze di andare avanti, di giocarsi le partite che ancora che contino, eccetera. Quindi io credo di poter dire oggi che li ho visti bene, poi mancano 24 ore, si possono ancora recuperare ulteriori energie, e ancora ci sono dei dubbi di formazione, vediamo domani chi scegliere definitivamente. Aritmeticamente avete ancora la possibilità di fare un miracolo, che sono 18 punti da aggiungere ai 24 che avete. Io non ti chiedo quante ne vuoi vincere, quanto non devi vincere, però certamente noi abbiamo visto in passato, lo ricordavamo, anche dei miracoli fatti dal Pau. Io mi ricordo dopo Cesena, erano 9-6 punti, mi ricordo l'anno della promozione dalla B, dalla C alla B. Io ti chiedo, Matteo, su cosa fai leva? Solo sull'orgoglio o fai leva anche sulle indicazioni che ti sono venute bene da queste due partite, abbastanza diverse tra di loro, per poter scegliere gli uomini giusti? Perché domani bisogna buttare veramente il cuore oltre lo stallo. Sì, esatto, sì, sì. È vero, io dico che si ragiona partita per partita, perché per forza è così. Doveva essere così anche con l'Ascoli, non siamo riusciti, come insomma sappiamo tutti, e domani ci riproviamo e si scelgono i giocatori più adatti a fare quel tipo di partita, dove anche per loro è l'ultima spiaggia, dove ci aspettano per fare la battaglia e devono trovare la gente pronta a fare la battaglia. Penso che in questo momento le scelte di formazioni dipendano proprio magari dal benessere, diciamo, dalla qualità mentale del giocatore che lei va a mettere in campo, perché sulle qualità anche tecniche possiamo avere pochi dubbi, ma in questo momento ci vuole qualcuno che magari anche prenda in mano gli altri per mano e dica andiamo, facciamo l'impresa. Sì, io dico sempre i messaggi che mandano in allenamento, no, tra di loro i compagni, dentro il campo sempre, sia vocali sia con gli atteggiamenti, devono essere quelli che quando inizia la gara gli altri compagni riconoscono, nel senso che hanno visto in allenamento delle cose e sono sicuri che i loro compagni faranno quelle cose anche in partita, e è un po' di sicurezza in più. Dopo il calcio imprevedibile, ci sono gli episodi, ci sono, che anche martedì gli episodi sono stati avversi, in tutto che ci si aspettava una prestazione diversa, e però secondo me non è stata così negativa. Ovvio che adesso conta solo vincere, e quindi giustamente a fine partita c'è delusione per non aver raggiunto il risultato che si sperava di fare, però era così anche da giocatore: quando passano quelle 3-4 ore di delusione si accende quel fuoco dentro e si riguarda avanti e si riprova, e noi riproviamo domani, riproviamo un'altra volta. Senti, non so se sbaglio, il Carpi, se non ricordo male, è una squadra abbastanza fisica, no? Sì. Quindi, ecco, come pensi di impostare la partita? Che avversario pensi di trovare? Che anche loro alla fine ci giocano tutto domani. Esatto. Sì, è una squadra fisica che cambia spesso modulo e spesso uomini. Non hanno poca continuità da quel punto di vista, se non in pochi ruoli. È una squadra che verticalizza molto e lavora tanto sulle seconde palle, cerca di mettere tanti cross,
e quindi bisogna essere preparati su quelle cose e secondo me così preparare, studiare le giuste contrapposizioni anche in base alle loro caratteristiche pur non sapendo bene chi giocherà. Comunque sarà un Padova che proverà ancora a giocare la palla e a prendere campo quando sarà opportuno, insomma, poi dipende sempre da cosa ci permetterà di fare l'avversario. Siccome è una partita nella quale il pareggio non serve a nessuno dei due, perché alla fine sì, è così, ti aspetti una partita dal primo minuto, non dico all'arrembaggio da parte dei Carpi, da tutte e due le parti, cioè voglio dire una partita senza tanti tatticismi da subito oppure... Ma può essere, però diciamo sempre tornando un attimo a martedì, non essendo stata comunque una prestazione diciamo entusiasmante da parte nostra, non è stata nemmeno così malvagia e tornando indietro c'è stato quel momento del secondo tempo in cui forse abbiamo pensato di poter osare troppo e abbiamo preso l'infilata sul gol, quindi magari col segno di poi si poteva un attimo capire che il risultato era ancora in parità e magari si poteva fare un forse in finale tornando indietro insomma col segno di poi, quindi l'errore che non dobbiamo fare è quello di pensare di dover segnare subito, di dover ovviamente cercheremo di partire forte ma con le dovute accortezze insomma, quindi le partite si possono vincere anche all'ultimo minuto e qua c'è da soffrire sempre in ogni momento, quindi sicuramente ci sarà da soffrire tantissimo e dobbiamo essere pronti a soffrire. Dal punto di vista fisico hanno tutti recuperato chi ha giocato l'altra sera, cioè ha recuperato tutti sì, in una condizione diciamo ottimale, quindi sì, si candidano per un posto tutti? Sono tutti a disposizione, abbiamo avuto anche un giorno in più rispetto alla gara precedente, anche se in realtà sono 12 ore tra una partita e l'altra di differenza e sono tutti disponibili. Senti, Bakogo, l'ex, credo che ci tenga, al di là insomma dell'importanza della partita, ha fatto insomma l'hai buttato a gara in corsa l'altra sera, è pronto dall'inizio, no? Visto che anche poi sì, lui si è allenato a singhiozzo diciamo col gruppo, soprattutto ha fatto qualcosa differenziato, parecchio lavoro differenziato, però in realtà si è allenato poco perché questo piede continua a dare problemi. Comunque viene via e anche domani mattina valuteremo se sia il caso di farlo giocare subito o in caso buttarlo dentro. A questo proposito volevo capire, allora, lui e Lollo vabbè, sono i due ex, basandoti sul fatto che siamo alla terza partita in 8 giorni, 7 giorni, tu pensi di cambiare molto oppure di fare sempre leva, come hai fatto anche peraltro martedì, sullo Zocco, su quella squadra, su quel modulo e su quel tipo di, non ti chiedo ovviamente la formazione, sì, sì, però il tipo di giocatori, contando sul fatto che dicevi prima, cioè l'orgoglio, oppure pensi che sia anche giusto magari ripescare qualcuno per poter dare un po' di anche ricambio? Allora, ovviamente valutando singolarmente le condizioni di quelli che hanno giocato 90 minuti martedì e vedendo domani se saranno disponibili al 100%, è una partita dove devono giocare i più, non dico i più bravi e nemmeno quelli che stanno meglio, ma i più funzionali a fare secondo me il tipo di partita che vogliamo fare, quindi sia battaglia ma anche gestione, mi viene a dire, della partita, ecco questo. Rispetto a Cittadella, martedì aveva cambiato poco. Poco, sì, avevo cambiato poco. Forse stavolta cambierà un po' di può più. Può essere che cambiamo qualcosa in più, sì. Ma il modulo rimane sempre quello? Top secret. Senti, quando tu dici questo, gestione della partita, fai riferimento anche all'esperienza. Allora ti chiedo, questo forse è un numero, una cosa ce la puoi dire, Pulzetti potrebbe essere della partita? Sì. Sì, sì. Ok. Per quanto riguarda invece i convocati, chi devi lasciare a casa? È rimasto a casa qualcuno, per questa gara abbiamo valutato che fossero più adatti quelli che verranno via, ovviamente siamo in tanti quindi dobbiamo fare a volte delle scelte dolorose, però riteniamo di essere coperti in tutti i ruoli, di avere anche delle possibilità di cambiare le caratteristiche, quindi ripeto, io ho già un'idea di chi far giocare, come giocare, e
si tratta solo di capire quel uno o due cambi per, valutando le condizioni dei ragazzi, insomma, sia fisiche che mentali, perché fare due partite in tre giorni di quella importanza è faticoso fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Non abbiamo parlato del caso del... Cioè, tu non hai detto nulla perché la società si è esposta, ha fatto quello che ha fatto e via dicendo, però i due giocatori sono a disposizione. Sì. E valutando anche quello che secondo me hanno dato, ma la mia opinione personale, per me comunque sono tra quelli che si sono impegnati di più quest'anno. Domanda, l'allenatore ha ricevuto delle indicazioni magari dalla società di farli giocare o non farli giocare, oppure sei libero di poter schierare? No, sono libero. Perfetto. Io volevo aggiungo qualcosa in più, parlare, no, che bisogna valutare anche le condizioni fisiche e mentali, come hanno i giocatori, insomma, metabolizzato questa cosa, primo, quindi se sono eventualmente mentalmente liberi per concentrarsi unicamente sulla partita, al di là di quello che è la presa di posizione dei tifosi, due, come hai vissuto tu la vicenda e come l'avete vissuta tutta all'interno dello spogliatoio? Sono dispiaciuti perché è stata un po' una situazione spiacevole, però i ragazzi sono motivati, loro restano dentro e loro vogliono rispondere sul campo. Quindi sarebbe la partita, insomma, dall'inizio, però, visto dei cappelletti, tra l'altro ha fatto bene, trovo dell'espulsione, però Cittadella, insomma, quando era stato in campo si era fatto valere. Quindi a destra potrebbe essere un'alternativa. Non voglio dare nessuna indicazione perché è troppo importante, siccome anche loro avranno tanti cambi che possono fare, preferisco, concedetemelo, non è per non darla a voi, che non voglio darla all'avversario. No, io però un dubbio ce l'ho, nel senso che ti chiedo questo, tu sei uno che lavora anche di psicologia, hai detto prima della partita di Ascoli. Con l'Ascoli, voglio parlare con Bonazzoli per quella famosa cosa. Io ti chiedo, Bonazzoli non sta attraversando un gran momento, forse la voglia di strafare, anche con l'Ascoli, questi tiri sparacchiati via e via dicendo. Nella tua idea di gioco offensivo, lui è più prima punta o è più una seconda punta? Perché non abbiamo ancora mai capito effettivamente dove dovrebbe essere collocato. Allora, io... devo fare lo psicologo, ma non sono uno psicologo, quindi io posso sbagliare, però cerco di fare il meglio che posso. Lui ha giocato davanti perché in quel momento Cocco e Mbakogu non erano disponibili, e quindi anche parlando con lui prima delle partite mi aveva dato la disponibilità a giocare in quel ruolo. Ovviamente lo interpreta a modo suo, e possiamo dire che queste due partite abbiamo giocato, non è un falso 9, però è una punta che preferisce venire incontro, va anche in profondità, però va servita, e se avessimo avuto più tempo per lavorarci magari avremmo cercato di metterlo anche in condizioni migliori per rendere e per valorizzarlo. E in effetti io lo vedo più come una seconda punta a sostegno di un'altra punta, per quello che ho visto finora è così. È sicuramente un giocatore bravo, che si vede proprio che ha delle cose diverse dagli altri, che però si sta ancora formando e quindi appunto sono alterne prestazioni egregie, altre magari un po' meno brillanti, poi è andato in nazionale, quindi magari lui è consapevole di questo momento un po' particolare, cioè tu se gli avrai parlato questi giorni, no? Sì. Cioè si è reso conto che lui magari forse per la voglia di strafare alle volte becca delle cantonate. Sì, tende sì a... Oppure a orgoglio, tu dici, magari reagisce sempre fastidito dalle critiche, dalle... È spiacevole sempre, no, essere criticati, lui comunque ce la mette tutta, poi appunto ci sono dei momenti che magari non riesce a dare un contributo che vorrebbe, quindi magari si nervosisce anche, no? Deve un po' a volte stare più tranquillo e così, insomma. Okay.